Siete pronti? Allora, collegate il cervello alle mani. Io sono Marianna, questo è Appunto con le mani. Ci vediamo subito dopo la sigla. Bentornati al consueto appuntamento di Con le mani. Oggi devo prendermi un piccolo spazio perché voglio salutare ovviamente chi ci segue da casa. E partiamo dal nord Italia, esattamente dal Piemonte, e saluto Angela, Federica e Piero da San Mauro Torinese. Ciao! Poi ci spostiamo invece al sud, esattamente in Salento, saluto Stefano da Trepuzzi, che è in provincia di Lecce. Ciao, mi raccomando ragazzi, seguiteci, Poi, per quanto riguarda il tutorial di oggi useremo un materiale che spesso, quando ci si rompe, lo buttiamo via, ovvero cosa sono le mollette. La molletta viene presa e buttata via. Invece quest'oggi vedremo che con le mollette, esattamente con la molla della molletta, possiamo realizzare della bigiotteria molto particolare, anche un po' alternativa oserei dire. Bene, possiamo collegarci col laboratorio per seguire le fasi di realizzazione. Per la realizzazione del ciondolo con la perlina, con la perla, ci occorrerà ovviamente la molla di una molletta. Ovviamente fate attenzione perché la perla deve avere un foro di un diametro abbastanza grande, vedete queste due? Ecco, non prendete perline troppo piccole perché sennò non riuscite. Allora, come procediamo? Prendiamo la nostra molla, con le mani facciamo un po' di pressione. Se non ci riuscite con le mani, prendete anche una pinza, cioè un tronchesino, qualche cosa che vi aiuti nel fare pressione. Poi prendiamo, inseriamo, la facciamo scorrere, mettiamo l'altro dentino nel foro, pigiamo e cerchiamo di dargli, ecco, una forma. Ecco, deve incastrarsi, perfetto. Ci deve essere poi, se c'è anche un gioco che è del tipo che scorre così, ancora meglio. Cioè deve avere può rimanere fermo oppure può anche scorrere, non è un problema. E questo è uno. Poi ne vogliamo fare un'altra, ma sì, facciamo un'altra col bianco. Ecco qua, anche qui stesso discorso, foro, cerchiamo di aggiustare e ne abbiamo un'altra. E questi sono i nostri ciondolini realizzati in pochissimo tempo con le molle, poi tra l'altro delle mollette rotte, per cui è una cosa che normalmente andremo a buttare via. Ecco qua, prendiamo il nostro cordino, scegliamo cosa vogliamo, vedete, possiamo prendere e infilarla qua, per cui non abbiamo bisogno neanche di altro materiale, perché direttamente procediamo a infilare nella molla. Stesso discorso possiamo fare anche qui, ecco qua, ed è pronto veramente in pochissimo tempo. Bene, avete visto com'era facile? Che poi chi l'avrebbe mai detto con la molla di una molletta? Questi sono i risultati di quando si collega il cervello alle mani. Ma bando alle ciance, vi ricordo la nostra pagina Facebook con il nostro indirizzo, che è facebook.com/la televisione web. Ora, non dimentichiamoci che c'è il secondo tutorial. E anche qui un tutorial prezioso, oserei dire. Per costruire il nostro bracciale di molle, di mollette, ovviamente ci occorreranno appunto sempre le nostre molle. In questo caso io ne ho più o meno una decina, per cui vabbè, poi regolatevi voi, vedete, perché dobbiamo fare un bracciale, per cui almeno deve essere della circonferenza del polso, per cui calcolate poi voi. Allora, come facciamo? Niente di più semplice. Prendiamo sempre, apriamo, andiamo a infilarci coi dentini dentro la molla e così via. Facciamo lo stesso anche con quella dopo.
con quella dopo ancora. Anche qua, se vedete che vi fanno male le mani, perché magari insomma alcune sono un po' ostiche da aprire, aiutatevi con una tronchese o comunque una pinza, cioè vedete voi, non dovete ovviamente rovinarvi le mani. Io ormai ci ho fatto l'abitudine, per cui non è un problema. Per cui sempre allarghiamo e creiamo il nostro, le maglie praticamente del nostro bracciale. Facciamo sempre così e così. Schiacciamo, ok, poi ne apriamo altre, e procediamo sempre in questo modo. Ok, adesso vediamo se la misura va bene o se dobbiamo aggiungere un'altra maglia. Nel frattempo, mentre vediamo che la lunghezza inizia a essere quella precisa, quella giusta, possiamo già vedere, vedete, io volendo qua potrei già chiuderlo se lo voglio abbastanza stretto. Se invece voglio una cosa più morbida, posso aggiungere un'altra maglia e facciamolo un po' più morbido, dai. Ora arriva la parte quella un po' più difficile, magari qua fatevi aiutare da qualcuno, del tipo che qualcuno vi deve tenere fermo e voi dovete cercare di, o viceversa, però secondo me con un po' di ce la si fa, ecco, vedete? Ecco qua, e adesso avete il vostro bel bracciale, bello mulloso. Eccoci di nuovo qua insieme, insomma avete visto? È stato molto semplice. E soprattutto, insomma, chi l'avrebbe mai detto? È stata di mollette, cioè di molle e mollette, per cui stiamo parlando di qualcosa che normalmente viene buttato via. Invece ne abbiamo realizzato un bracciale e un ciondolo. Per cui di conseguenza quello che vi dico io è che se avete in giro le mollette rotte, iniziate a raccattarle e metterle da parte, perché come vedete possono venire fuori veramente delle belle cose. Io vi saluto. Tempo a mia disposizione è terminato, ci rivediamo alla prossima idea, mi raccomando sempre col cervello collegato alle mani, ciao e alla prossima. Caspita, però questo qui è veramente bello, quasi quasi me lo tengo, sì sì, me lo tengo io.